Stamattina consegneremo alla scuola, alla dirigenza scolastica, ai nostri studenti, ai nostri genitori, tre plessi distinti. Questo di Castelnuovo dei Sabbioni, la primaria di Cabriglia e lo 06 anni di Santa Barbara. Simbolicamente siamo qua a Castelnuovo dei Sabbioni perché qui tutto è iniziato nel 2016. Pensate, sono 7 anni di lavori ininterrotti di ristrutturazione di tutti i plessi scolastici, lavori che hanno visto un investimento straordinario per un piccolo comune come Cabriglia di 9 milioni e mezzo di euro. Adesso però abbiamo tutti gli edifici efficientati, tutti gli edifici senza barriere architettoniche, ma soprattutto tutti gli edifici adeguati da un punto di vista sismico. Quindi la grande sicurezza che tutti i genitori chiedevano, oltre alla qualità della vita, cioè allo stare bene nelle classi, grazie appunto all'efficientamento energetico, che peraltro in questo periodo storico ci consente anche un risparmio importante delle bollette elettriche. Io devo innanzitutto ringraziare la dirigenza scolastica, devo ringraziare gli insegnanti perché abbiamo contezza che 7 anni di lavori hanno creato davvero tanti disagi, però è stato un progetto, non lo voglio definire storico, però almeno coraggioso, perché era davvero difficile pensare di poter a turno spostare le classi nella zona industriale di Bomba, presso il centro servizio incubatore di imprese, fare lavori che di solito nelle scuole si fanno a livello manutentorio, cioè nel periodo tra giugno e settembre. Noi invece abbiamo impiegato 7 anni investendo 9 milioni e mezzo di euro, però adesso abbiamo degli edifici magnifici sotto ogni punto di vista. Ma la cosa ancora più importante è che questo percorso lo abbiamo fatto assieme alla dirigenza scolastica ed abbiamo creato anche un progetto didattico fondamentale e importante, perché a Cavriglia, con l'avvio di questo anno scolastico, pensate, ci sono 3 asili nido, o meglio 3 06 anni, una a Santa Barbara, una a Castelnuovo e una a Cavriglia Capoluogo. Abbiamo realizzato una cartolina per l'anno scolastico 2022-2023 a firma del nostro sindaco, indirizzata a tutti gli alunni iscritti alle scuole dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, appunto del comune di Cavriglia. E qui ci sono ritratte, insomma, nelle foto le nostre sfide, lo sport, le fonti rinnovabili, il benessere, la cultura, la bellezza. E vogliamo che i nostri studenti, i nostri alunni siano i primi cittadini coinvolti. Per questo motivo, nei prossimi giorni, questa cartolina verrà proprio recapitata a ciascuno di loro, insieme anche ad un quaderno. Un quaderno che li vedrà protagonisti dal punto di vista della scrittura, perché noi vogliamo proprio scrivere insieme ai nostri ragazzi il futuro di Cavriglia.